Ciao amici e bentrovati sul nostro canale. Che ne dite se oggi prepariamo una cheesecake natalizia? Ebbene sì, vi portiamo una torta con l'effetto wow, che ha i colori del Natale ma anche quelli del tricolore italiano. Il nostro intento è quello di portare nelle case delle famiglie un pensiero dolce, visto che ci troviamo in un periodo così difficile. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in un mixer 60 g di amaretti e 140 g di goccioli. Frulliamo fino ad ottenere un composto sabbioso. Aggiungiamo 90 g di burro fuso a temperatura ambiente e frulliamo ancora per qualche secondo. Prendiamo un piatto da portata, un anello con diametro di 22 cm, mettiamo intorno dell'acetato e versiamo tutto il nostro composto, schiacciandolo uniformemente con un batticarne. Mettiamo in frigo per almeno un'ora. In una ciotola mettiamo in ammollo per 10 minuti 12 g di gelatina in acqua freddissima. Nel frattempo versiamo in una ciotola 250 ml di panna fresca non zuccherata, copriamo con pellicola trasparente, con un coltello pratichiamo un taglio, poi la semimontiamo circa al 40% del volume di una panna completamente montata. Questa è la consistenza corretta. Mettiamo da parte fino al momento del bisogno. In una bowl capiente aggiungiamo 500 g di mascarpone a temperatura ambiente e 150 g di zucchero a velo vanigliato. Con una marisa diamo una breve mescolata. Poi mettiamo 300 g di yogurt magro a temperatura ambiente, mescoliamo un altro po'. Poi aggiungiamo i semi di una bacca di vaniglia e la panna precedentemente semimontata. Amalgamiamo per bene tutti gli ingredienti con un frustino. Mettiamo un attimo da parte e ci occupiamo della gelatina. In un pentolino versiamo 4 cucchiai di latte, poi lo mettiamo a scaldare. Quando sfiorerà il bollore lo togliamo dal fuoco e aggiungiamo la gelatina ben strizzata. Mescoliamo bene fino al totale scioglimento. Riprendiamo la bowl e aggiungiamo la gelatina, mescolando per bene il composto. A questo punto lo dividiamo in due parti uguali da 350 g e i restanti 500 g li mettiamo in un'altra ciotola. Adesso coloriamo le due ciotole uguali da 350 g. E iniziamo con la prima, di colore rosso. Mettiamo colorante fino a raggiungere il colore desiderato. Facciamo la stessa cosa anche con l'altra ciotola, ma con il colore verde. Siamo arrivati all'assemblaggio, quindi tiriamo fuori dal frigo la base e aggiungiamo 80 g di composto verde. Aggiungiamo 80 g di composto bianco sopra, poi 80 g di rosso e andiamo avanti con questi dosaggi finché finiamo il composto. La sequenza da seguire è verde, bianco, rosso, bianco, verde, bianco, rosso, bianco, eccetera. Infine mettiamo la torta in frigo per 6 ore, ma noi suggeriamo tutta la notte. Il giorno seguente tiriamo la torta dal frigo, togliamo l'anello e con delicatezza anche l'acetato. Guardate che bellissima torta siamo riusciti a creare! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meravigliosa cheesecake. Mm.
Cosa posso dirvi? La torta è bellissima, con questi colori che ricordano proprio il Natale ed è davvero buona. La base in particolare è molto golosa, formata dagli amaretti e i goccioli, che con le loro gocce di cioccolato donano un gusto in più. Poi c'è la cheesecake, delicata e leggera. Dopo aver mangiato una fetta vi siete completamente dimenticati della sua esistenza. Io sono un grande amante del mascarpone e i semi di vaniglia donano a questa torta un profumo buonissimo. Insomma, è perfetta, assolutamente da provare. Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.